Benvenuti a tutti. Continuiamo l'argomento che abbiamo iniziato la volta scorsa, che era quello della sovrientazione dei motori. Abbiamo visto la sovrientazione con i compressori a comando meccanico, abbiamo iniziato a vedere la sovrientazione con i turbocompressori a gas di scarico. In particolare, se vogliamo analizzare le prestazioni, possiamo dire che, riprendendo un attimo uno schema di un gruppo di sovrientazione, questo, diciamo, è un gruppo di sovrientazione a pressione costante. Ricapitolando, abbiamo un compressore che comprime aria presa dall'ambiente, la manda nei vari cilindri. Questi cilindri mandano il gas di scarico in un unico collettore, diciamo, che in cui in sostanza la pressione si uniformizza a un valore che chiamiamo picon S, e da questo collettore, diciamo, il gas esce alimentando la turbina. Quindi il gruppo turbocompressore è un gruppo, diciamo, autonomo dal punto di vista, diciamo, della potenza, cioè non sottrae energia al motore. Pertanto si può in sostanza imporre l'equilibrio dinamico del gruppo. Pertanto, se indichiamo come abbiamo fatto poc'anzi, con P e T le condizioni di aspirazione del compressore, P con C, T con C le condizioni, diciamo, all'uscita del compressore, ingresso motore, e con P con S, T con S le condizioni, diciamo, all'uscita del motore, cioè nel collettore di scarico, e con P e T con F le condizioni all'uscita da turbina, P è pressione atmosferica ovviamente, T con F è temperatura finale dei gas. Con questa simbologia possiamo andare ad esprimere in pratica l'indipendenza dinamica del gruppo turbocompressore, cioè la potenza fornita dalla turbina è uguale alla potenza subita dal compressore. Quindi possiamo scrivere che per quanto riguarda la potenza fornita dalla turbina, la potenza fornita dalla turbina è pari al G, la portata, diciamo, di gas in turbina, e questa, scusate, questa è la potenza subita dal compressore, è pari alla portata di gas, diciamo, attraverso il compressore, per il lavoro ideale che abbiamo già visto prima, l'unità di massa, che è proprio pari al Cp per T per Pc su P relativa a K-1 su K-1, diviso il rendimento isentropico del compressore, dove, ripeto, K è l'esponente dell'isentropica, e il rapporto Cp su Cv è detta C, il rendimento isentropico. Questo deve essere uguale al lavoro, alla potenza fornita dalla turbina. La potenza fornita dalla turbina la esprimiamo come potenza ideale per il rendimento isentropico della turbina. Quindi la potenza ideale non è altro che G', che sono i gas, diciamo, i gas combusti di scarico che passano attraverso la turbina, per il calore specifico dei gas, al limite ci vorrebbe un primo per distinguerli dai calori specifici dell'aria, per T con F, la temperatura di scarico messa in evidenza, per il rapporto P con S su P, il rapporto di espansione attraverso la turbina, elevato a K'-1 su K'-1, dove K' è ancora una volta il rapporto, il coefficiente Cp su Cv, diciamo il rapporto dell'isentropica relativo ai gas residui, ai gas combusti. Pertanto, questo è l'equilibrio sostanza delle potenze: potenza fornita dal compressore uguale potenza, scusate, potenza fornita dalla turbina uguale potenza assorbita dal compressore. In particolare, G e G' potrebbero anche essere, diciamo, le masse per unità di aspirate, unità di cilindrata al ciclo. In sostanza, in questo caso avremmo il lavoro al ciclo, diciamo, assorbito dal compressore, il lavoro al ciclo della turbina. Cioè, in sostanza, queste G e G', le portate, le masse, sono proporzionali tramite una costante, un rapporto N su M, in sostanza. Numero di giri su, diciamo, diviso M, che può essere 1 o 2. Quindi le costanti, cioè il numero di giri si semplifica da un lato e dall'altro, quindi G in sostanza può essere, se è la portata, questo rappresenta la potenza, se è la massa, questo rappresenta il lavoro per unità, diciamo, il lavoro il lavoro al ciclo, in sostanza. Pertanto, da questa relazione viene fuori la seguente uguaglianza. Viene fuori che il rapporto Pc su P elevato a K-1 su K-1 fratto il rapporto Ps su P elevato a K'-1 su K'-1 è pari al rapporto tra G' su G per C' su C su Cp per eta T eta C per T con F su T, dove, ripeto, Pc è la pressione di mandata del compressore, P con S è la pressione di alimentazione della turbina,
ETT sono i rendimenti isentropici turbina e compressore, Ticon F è la temperatura finale di scarico della turbina, T la temperatura di aspirazione del compressore. Una cosa non ho detto prima, tornando un attimo alla formula precedente, che anche il lavoro in turbina, così come il lavoro priorità di massa in turbina, così come diciamo come abbiamo visto prima per il compressore, si ottiene dal primo principio della termodinamica. In sostanza questo non è altro che un CP, cioè un CP primo per delta T, che poi si può, mettendo in evidenza T con F e considerando il rapporto alle temperature pari al rapporto alle pressioni delta K meno su K, si può mettere in questa relazione. Per cui in sostanza quello che viene fuori da questa relazione è che se diciamo il termine di sinistra è maggiore di 1, quindi questo rapporto, se ovviamente il termine di destra è maggiore di 1. Ora G' per C' fatto G per C è circa uguale ad 1, si riduce che se il prodotto eta T per eta C per T con F su T è maggiore di 1, si ha che P con C in sostanza su P elevato a K meno su K meno 1 è maggiore del denominatore. In sostanza, siccome K è circa K primo, si ha in sostanza che P con C è maggiore di PS. Ma questa relazione implica che se eta T per eta C è maggiore o uguale a T su TF, questo implica che P con C è maggiore o uguale a P con S. Quindi in sostanza da questo discorso viene fuori che se i rendimenti del prodotto rendimenti isentropico della turbina per isentropico del compressore è maggiore o uguale al rapporto tra la temperatura di scarico della turbina, questo, se avviene questo risulta pertanto che la pressione di sovralimentazione è maggiore della pressione di scarico. Quindi siccome in genere T con F è abbastanza alto, è molto più alto di T, questo numero è abbastanza piccolo, per cui in genere con i rendimenti delle macchine attuali è plausibile pensare che P con C sia sempre maggiore di P con S. Possiamo calcolare ora, vedere anche come si fa a calcolare in pratica la pressione P con S una volta nota il grado di sovralimentazione, cioè la pressione P con C. Se nota la pressione P con C, in sostanza, si può calcolare la potenza assorbita dal compressore, essendo nota anche la portata che passa nel motore. Per quanto riguarda la potenza della turbina, l'abbiamo prima espressa mettendo in evidenza T con F, ora esprimiamo mettendo in evidenza T con S, perché vi ricordo che questo termine, CPT, questo termine, rappresenta il lavoro per unità di massa in turbina, che altro non è che il CP T con S meno T con F. Questo non è altro che il CP primo T con F meno T con S, scusate, meno T con F. Quindi è chiaro che prima nella relazione precedente ho messo in evidenza il T con F, ora metto in evidenza il T con S, e quindi avrò 1 meno, questa volta, T con F su T con S, che altro non è che il rapporto P su PS elevato a K' meno 1 su K'. D'accordo. A questo punto quello che si deduce è che se teniamo conto che la temperatura T con S di gas di scarico si può calcolare in funzione della temperatura T4 della pressione P4 e della pressione P con S, dove P4 e T4 non sono altro che le pressioni a temperatura del punto 4, cioè del punto, del ciclo. Del punto di inizio scarico, del ciclo limite in sostanza. Per cui, infatti, vi ricordo il ciclo che abbiamo visto precedentemente. Vi ricordo che il punto 4 era proprio il punto di inizio scarico, spontaneo. Bene, quindi note il punto 4, quindi note il ciclo limite in sostanza, è possibile, noto P4 e T4. È possibile calcolare questa temperatura T con S, e questa relazione viene fuori applicando il primo principio della termodinamica. Pertanto, se noi abbiamo qui in sostanza un sistema di due equazioni e due incognite, se è noto PC, la potenza assorbita dal compressore, perché abbiamo detto se è noto il livello di sovralimentazione, cioè PC, è nota anche la potenza assorbita.
Se è nota la potenza subita dal compressore, è nota la potenza P con T, quindi questo è un dato noto. Quindi abbiamo in effetti queste due equazioni, che sono due equazioni, due incognite, che sono P con S e T con S. Quindi risolvendo questo sistema possiamo sapere qual è la pressione del collettore di scarico e la temperatura del collettore di scarico che occorrono per avere un dato livello di sovralimentazione. Detto questo, torniamo al calcolo della PME. Ora, per quanto riguarda la PME, valgono sostanzialmente le formule che abbiamo visto prima. La P'ME sarà pari alla P'MI meno meno il P'V. Per quanto riguarda il P'MI, in sostanza, questo è sempre, dipende dai famosi tre termini che abbiamo visto prima, ancora una volta. P' sarà uguale al PMI per mu, che mu è il parametro di densità corretta, per questo termine che rappresenta in sostanza l'andà primo v sull'andà v. Per ora questo termine, vedete, è leggermente diverso rispetto al caso di prima, perché prima compariva una pc meno p, ora compare una pc meno p con s, perché in questo caso i gas residui in sostanza vengono compressi dall'aria fresca dalla pressione P con S alla pressione P con C, non più dalla pressione P con A, dalla pressione P atmosferica a P con C. Cioè in sostanza alla fine dello scarico i gas residui hanno pressione P con S e l'aria fresca che entra a pressione P con C comprime questi gas alla pressione P con C. Pertanto ora la politropica avviene tra la pressione P con S e la pressione P con C. E quindi, in sostanza, tutto ciò che cambia, l'espressione precedente, è che al posto di P troviamo P con S. Stesso discorso per quanto riguarda il ciclo di aspirazione di scarico. Ora, se la mandata, la pressione P con C e lo scarico è P con S, chiaramente ora abbiamo un ciclo che è P con C meno P con S, che è positivo se P con C è maggiore di P con S, negativo se viceversa. Siccome abbiamo visto che è molto probabile che P con C sia maggiore di P con S, anche questo ciclo dà un contributo positivo. Meno la P'V. La P'V è sempre A più B mu, lambda primo V sull'andà V. In questo caso vedete che manca il termine C, perché il lavoro, in questo caso, non vi è il lavoro sottratto dal motore per alimentare il compressore, in quanto per muovere il compressore, in quanto il compressore viene mosso dalla turbina che a sua volta viene fatta girare dei gas di scarico. Pertanto, se calcolo anche il rendimento organico, e lo calcolo ad esempio nel caso più sfavorevole per quanto riguarda il rendimento organico, cioè considero che PC sia uguale a PS, viene fuori che il rendimento organico è pari proprio a 1 meno A più B mu su P'MI, cioè uguale a 1 più A più B mu su mu per P'MI, e è uguale in sostanza a eto organico più A su PMI per mu meno 1 su mu. Cioè in sostanza anche nel caso più sfavorevole, quello che mi dà il rendimento organico più basso, si vede che questa volta il rendimento organico cresce sempre rispetto a quello non sovralimentato, perché è uguale al rendimento organico più questo fattore. Quindi in sostanza, se andiamo a vedere in termini di prestazioni, si vede che ora il rendimento organico, qui abbiamo sempre in funzione della pressione, del rapporto P con C su P, tra la pressione di sovralimentazione e la pressione atmosferica di aspirazione, che in questo caso ora con turbina a gas di scarico il rendimento organico cresce sempre, mentre precedentemente abbiamo visto che il rendimento organico in sostanza decresceva sempre, cioè o meglio era quasi costante e poi decresceva. Questo, ripeto, è dovuto al fatto che ora in sostanza manca il termine di C da questa espressione. Per quanto riguarda invece il rapporto P'ME più su PME, in questo caso è leggermente più basso, cioè non cambia molto in sostanza, è quasi uguale, è solamente leggermente più basso rispetto al caso di comando meccanico. Quindi in sostanza la linea continua rappresenta le prestazioni di una turbina a gas di scarico, che sono simili in termini di pressione di P'ME a quella, ma leggermente più basse, a quella del compressore con comando meccanico. Fortemente varia molto in sostanza il rendimento organico, che è molto migliore nel caso di turbina a gas di scarico rispetto al compressore a comando meccanico. Adesso
vogliamo vedere qualche esempio. Qui possiamo vedere qualche, ecco, questo per esempio è un esempio di turbocompressore. In genere la turbina, il compressore in genere è un compressore centrifugo, la turbina è una turbinetta in genere assiale. In questo caso abbiamo che sia la turbina che il compressore sono due, la turbina è centripeta, compressore è un compressore centrifugo. In sostanza questo è l'albero, diciamo, questa è la turbina, questi sono i gas di scarico che entrano, questo è il compressore in sostanza, quindi questo aspira aria, comprime aria, c'è il compressore, viene mosso la turbina, da cui in turbina entrano i gas di scarico e quindi escono i gas di scarico. Uno schemino più semplice è questo, che fa vedere quindi il funzionamento del turbo. Il turbo è questo, questo rappresentato in azzurro è l'aria fresca, in rosso sono i gas combusti, quindi è un albero quindi, che collega compressore a turbina, quindi vedete l'aria entra, viene compressa, entra nel motore, i gas combusti escono, vanno nel collettore di scarico, passano attraverso la turbina ed escono. Questo schemino è molto semplice. Se invece vogliamo vedere un disegno costruttivo di un turbo gruppo in commercio, questo è quello che, diciamo, così come si presenta. Questo è l'asse del gruppo, questa è la turbina, una turbinetta assiale, questo è un compressore centrifugo. Quindi, in sostanza, l'aria entra da qui, diciamo, entra nel compressore, quindi viene, trova la girante viene compressa ed esce, diciamo, dalla voluta e quindi va a finire, diciamo, nel condotto di aspirazione. Invece i gas di scarico entrano, diciamo, in questo condotto, questo condotto in pratica alimenta direttamente la turbinetta, quindi che vedete è una turbinetta assiale. Quindi questo è uno schema, diciamo, di funzionamento di un gruppo di sovralimentazione. Per quanto riguarda invece, diciamo, la prealimentazione, possiamo dire, in sostanza, ripetere che la prealimentazione non è altro che il lavaggio in sostanza dello spazio morto. Il lavaggio dello spazio morto avviene grazie a all'incrocio delle luci di aspirazione a scarico e ad un forte anticipo dell'apertura delle luci di scarico, di aspirazione, in modo tale che, diciamo, in questo, se vedete questo schema, questo rappresenta la valvola di aspirazione e la valvola di scarico. Il gas compresso entra in pratica e spazza via i gas combusti che quindi vanno fuori verso lo scarico. Quindi è chiaro che l'aver buttato fuori i gas combusti in questo pre-lavaggio, un lavaggio a spazio morto, vuol dire poi poter aumentare in sostanza il lambda V, il coefficiente di riempimento. Per quanto riguarda i due tempi, in genere, i grossi motori diesel due tempi vengono solitamente sovralimentati e questi motori in pratica hanno sia un compressore che una pompa di lavaggio. In pratica uno schema di un compressore, diciamo, di un motore sovralimentato due tempi è questo. Ora abbiamo, diciamo, questo è un motore grosso, questo è un motore da 2500 cavalli per cilindro, un motore, diciamo, di grosso modo 10 cilindri, se non sbaglio. Vedete, questo rappresenta il cilindro e qui, essendo un due tempi, vi sono delle luci scoperte dal pistone, diciamo, durante la corsa, diciamo, di discesa e quindi ricoperte durante la corsa di salita. Quindi vedete che questa luce di destra mette in comunicazione il cilindro con questo collettore e da questo collettore i gas vengono inviati in una turbina del gruppo turbo, del turbo. La turbina alimenta questo compressore che aspira aria, quest'aria viene compressa e viene, diciamo, refrigerata in questo interrefrigeratore. Dopodiché l'aria viene mandata attraverso questo condotto, diciamo,
in questo condotto di aspirazione della pompa di lavaggio. Questa è una pompa, un compressore, in sostanza un compressore volumetrico, che come vedete è collegato direttamente meccanicamente al moto del pistone, quindi assorbe la voce dal pistone, questa pompa aspira, questa è una pompa a doppio effetto, può aspirare dalla parte superiore o dalla parte inferiore, a seconda diciamo che stia scendendo o stia salendo, quindi diciamo aspira e quindi comprime il gas ulteriormente che viene mandato attraverso questo nuovo interrefrigeratore nel collettore di mandata. In questo collettore di mandata qui vi è una valvola automatica, diciamo, che fa sì che il gas possa passare all'interno del motore solo quando la pressione all'interno del motore è minore della pressione del collettore di mandata. Questo perché? Perché in questo tipo, diciamo, in questo motore a due tempi, a luci, la distribuzione in pratica geometrica è una distribuzione simmetrica, nel senso che questa è la luce di lavaggio, carica lavaggio, questa è una luce più alta della luce di scarico, ovviamente si apre prima dal punto di vista geometrico quando il pistone scende, incontra prima questa luce, e ovviamente si chiude anche dopo rispetto a quest'altra luce. Quindi in sostanza il diagramma di distribuzione teoricamente, se fosse affidato solo a queste luci, sarebbe perfettamente simmetrico. Viceversa, cosa comporta? Questo comporta ovviamente che quando il pistone scende e scopre prima la luce di aspirazione, se come in genere avviene la pressione al di dentro della camera è ancora alta, la pressione all'interno della camera potrebbe essere più alta della pressione del collettore di lavaggio, quindi si avrebbe il flusso inverso con gas residui verso il collettore di lavaggio. Per evitare questa inversione di flusso si mette in sostanza una valvola automatica all'aspirazione, in modo tale che anche se questa luce è aperta, qui dentro in effetti passa flusso solo quando la pressione qui dentro nel collettore di lavaggio è maggiore della pressione, nel cilindro. Cioè questa è una valvola automatica che si apre in questo senso, verso il motore, e viceversa è chiusa se la pressione, nel motore all'interno del cilindro è maggiore della pressione del collettore di lavaggio. Quindi questo fa sì da rendere asimmetrico il diagramma di distribuzione. Questo è importante perché noi vogliamo effettivamente che la luce di lavaggio si chiuda alla fine, dopo che si sia chiusa la luce di scarico, in modo tale che nella fase in cui è aperta solo la luce di lavaggio si abbia la carica. Quindi è importante che la luce di lavaggio sia più alta della luce di scarico, ma è anche importante che non vi sia flusso inverso, per cui la disimmetria della distribuzione effettiva è regolata da questa valvola automatica. In sostanza, vedete, quindi qui abbiamo sia un compressore che una pompa, in quanto noi sappiamo ora, i gas di scarico di un motore a due tempi sono più freddi di un motore a quattro tempi, perché noi sappiamo che in un motore a due tempi parte dell'aria, il lavaggio viene fatto con l'aria, cioè il lavaggio non è altro che quel fenomeno per cui l'aria entra, l'aria fresca, e spazza via i gas residui, cioè il ricambio di massa qui non viene fatto tramite, sappiamo, la fase di aspirazione scarica, ma viene fatto in una fase, in sostanza, questo è un motore a due tempi, quindi tutto un ciclo avviene in un giro, ma viene fatto tramite aria che entra e spazza via i gas residui. Quindi questo vuol dire, in sostanza, che allo scarico si trova anche una grossa quantità di gas residui, di aria, e quindi sostanzialmente le temperature, nel collettore di scarico sono più basse, perché i gas residui sono mescolati all'aria fresca. Quindi vuol dire che se sono temperature più basse in turbina, anche le prestazioni della turbina sono peggiori, la pressione di alimentazione del compressore è più bassa, per cui per dare un aumento di pressione ulteriore si ricorre a questa pompa di lavaggio. Diciamo così, in sostanza, la sovralimentazione di base possiamo dire di averla conclusa, però vi sono altri sistemi di sovralimentazione che sfruttano i fenomeni dinamici. Un tipo di sistema è il COMPREX,
che è un sistema, diciamo, che non ha avuto molto seguito, molta diffusione, e che si basa proprio su delle onde di pressione, sulla compressione tramite delle onde di pressione. In pratica il Comprex non è altro che un rotore di questo tipo. Cioè qui abbiamo un rotore con delle camere, diciamo, che possono essere diritte, separate dalle palette. Qui vediamo la sezione frontale, qui sono queste palette che separano le varie camere. Questo rotore ruota, in sostanza, da un lato il rotore è in comunicazione con il gas ad alta pressione, e da un'altra parte, la parte inferiore in questo caso, è in comunicazione con l'aria a bassa pressione. Quindi in sostanza il gas a alta pressione entra in una di queste camere, l'aria a bassa pressione entra in una di queste altre camere. Ora vedremo che alla fine avremo che l'aria viene compressa, lo vedremo grazie a quale meccanismo, e alla fine qui uscirà aria ad alta pressione e da qui uscirà invece gas a bassa pressione. Cioè in sostanza all'interno di questo complex si ha uno scambio di pressione in sostanza tra l'aria e i gas residui che sono ad alta pressione e l'aria. Questo, in pratica, il funzionamento del complex è il seguente. Analizziamo in pratica il rotore del complex, diciamo, è come se fosse in sostanza, questa è la circonferenza rettificata. Quindi queste rappresentano le varie camere, quindi il rotore sta ruotando in questo senso, verso destra. Quindi vediamo e consideriamo, diciamo, questa è la, diciamo, questo è l'aspirazione, diciamo, dell'aria in bassa pressione, questa invece è l'aspirazione dei gas in alta pressione. Queste invece sono, diciamo, le parti chiuse. Consideriamo ciò che succede in un ciclo di rotazione del rotore stesso. Vediamo che se noi consideriamo in pratica il gas, noi vediamo che il gas entra con una velocità V doppio relativa, diciamo, assiale, più elevata dell'aria, in quanto il gas, diciamo, ha pressione più elevata. Se noi vogliamo trovare la velocità assoluta, però, sappiamo che dobbiamo sommare alla velocità relativa alla velocità di trascinamento, che in questo caso è la velocità U tangenziale, che ovviamente è la stessa, perché il raggio è lo stesso. Per cui abbiamo una velocità assoluta dell'aria, una velocità assoluta, diciamo, del gas, così meno inclinata, proprio perché la W è maggiore. Ora, che cosa succede? Succede che in effetti, se noi vediamo, seguiamo l'evoluzione di una camera. Questo è lo stesso diagramma di prima, in cui vediamo, seguiamo una camera, la quale camera, diciamo, in questa camera viene aspirata l'aria a bassa pressione. Qui in sostanza una misura della pressione è la misura della vicinanza dei pallini. Questi pallini abbastanza distanti rappresentano, diciamo, zone a bassa pressione, i pallini molto vicini, diciamo, questi molto vicini, più piccoli, rappresentano zone ad alta pressione. Quindi se noi prendiamo, diciamo, che succede? Che se noi consideriamo una camera che parta, diciamo, da questo punto, e allora in pratica la particella seguirà una traiettoria di questo tipo, e in sostanza una volta arrivata in questa posizione, quando c'è la camera sarà arrivata in questa posizione, qui la particella che è a bassa pressione in sostanza va, diciamo, a urtare contro questa parete, e parte un'onda di compressione che si propaga fino a quest'altro punto. Quindi 1,2 rappresenta un'onda di compressione. Quindi vuol dire che il fluido che passa attraverso questa, diciamo, questa superficie viene compresso. Quindi vedete che già, pertanto, il fluido che sta nella parte superiore, l'aria, ha una pressione minore, il fluido che sta nella parte superiore, inferiore, c'è una pressione maggiore. Inoltre, se noi continuiamo a considerare il cammino di questa camera, quando questa camera arriva in questa posizione, diciamo in questo punto 3, e questa camera viene, in questo fluido, diciamo, che ha già una pressione, diciamo, mediamente elevata, viene in contatto con il gas che ha alta pressione.
Quindi da qui parte una seconda onda di compressione che va a finire in questo punto 4. Questa onda di compressione, quindi le onde 1, 2, 3, 4, sono delle superfici di, se vogliamo, di discontinuità attraverso cui la pressione aumenta. Quindi il gas che passa, diciamo, attraverso questa superficie 1, 2 viene compresso, quando passa attraverso la superficie 3, 4 viene ulteriormente compresso. Per cui, diciamo, in sostanza, quando il gas arriverà in questa posizione, troverà la mandata, quindi questa è aria fresca, in sostanza, quindi l'aria fresca arriverà alla mandata compressa. Se noi invece consideriamo, diciamo, il gas compresso, abbiamo che il gas compresso in effetti fa partire da questa posizione ora un'onda di espansione, per cui questa onda di espansione va in sostanza a finire qui, e ulteriormente una seconda onda di espansione in sostanza parte da 7 a 8. Quindi, così come in sostanza ci sono delle onde di compressione 1, 2, 3, 4 che fanno sì che, diciamo, causate dal moto stesso del fluido, fanno sì che il gas, l'aria diciamo, a bassa pressione viene compresso passando a queste due superfici di discontinuità, lo stesso qui si creano due onde di espansione attraverso cui il gas compresso in sostanza si espande. Quindi prima attraverso la superficie 5-6 e poi attraverso la superficie 7-8, per cui il gas che poi va a valle di questa superficie 7-8 ha una pressione bassa, per cui esce in sostanza con una pressione bassa. Ora, quindi queste rappresentano onde di urto, o queste onde di espansione, e queste invece sono delle linee di interfaccia, cioè in sostanza sono delle linee, diciamo, che separano il gas ad alta pressione dal gas a bassa pressione. Quindi, se lo rivediamo un attimo in quest'altra figura, vediamo quello che succede in sostanza, che il gas entra, l'aria entra da questa luce, prosegue con questa direzione, passa attraverso una prima onda d'urto, una seconda onda d'urto che trova proprio nel cammino ed esce compressa da questa luce. Così il gas passa attraverso due onde di espansione ed esce pertanto espanso, quindi a bassa pressione attraverso questa luce. Queste linee rappresentano l'interfaccia, cioè qui sotto abbiamo gas ad alta pressione, a bassa pressione, qui sopra aria a bassa pressione, e qui sopra lo stesso aria a bassa pressione e qui gas a bassa pressione. Qui invece abbiamo gas a alta pressione e qui aria a alta pressione. Quindi in sostanza queste linee, effettivamente queste onde non sono stazionarie, però si può trovare una velocità per cui queste onde sono stazionarie, una velocità di propagazione, quindi una velocità di rotazione tale che renda queste onde stazionarie, cioè che le renda fisse rispetto al rotore. In quelle condizioni evidentemente si ha il funzionamento ottimale del complex, perché in quel caso effettivamente per quel numero di giri effettivamente si ha questo funzionamento, altrimenti se le onde non sono stazionarie evidentemente il funzionamento è molto più complesso e i rendimenti sono molto più bassi. Quindi in sostanza questo complex funziona per, diciamo, trasferimento di energia da gas ad alta pressione a gas a bassa pressione tramite dei sistemi di onda. Questo, diciamo, per quanto riguarda l'effetto di sovralimentazione. Diciamo, abbiamo solo dato un accenno alla sovralimentazione dinamica, però in effetti ha molta importanza sull'ANV gli effetti dinamici veri e propri, che sono effetti, diciamo, dovuti sia all'inerzia del gas che effetti dovuti, diciamo, alle onde non stazionarie, diciamo, che si instaurano nei collettori di aspirazione e scarico. Quindi, prima di vedere questi effetti, mi ricordo che sino ad ora l'ANV l'abbiamo trattato, diciamo, considerando condizioni quasi stazionarie o stazionarie in tutti, diciamo, nei nostri condotti, in particolare attraverso le valvole, nei condotti di aspirazione. Cioè, in effetti, l'ANV è definito come la massa, l'ANV, il coefficiente di riempimento, definito come la massa aspirata diviso il ρV, in sostanza la massa che potrebbe riempire la cilindrata delle condizioni esterne, sappiamo che dipende da tre fattori. Dipende sostanzialmente dal riscaldamento del gas da parte delle pareti, che fanno, diciamo, diminuire la densità del gas stesso, dipende dall'espansione dei gas residui nello spazio morto, diciamo, che fanno diminuire
la cilindrata utile, dipende in sostanza dalla perdita di carico attraverso le luci, che è il fenomeno più, in sostanza più importante. Ora, questo se non vi sono effetti sull'orientazione, quindi stiamo considerando ora per ora un motore aspirato, quindi senza effetti sull'orientazione. Vediamo quali possono essere gli effetti dell'orientazione di sull'orientazione dinamici. Quindi, diciamo, in questa visione stazionaria, senza considerare effetti dinamici, l'effetto preponderante sull'onda V è dovuto in sostanza alle perdite di carico nella luce, diciamo, nella valvola di aspirazione. Questa perdita di carico è proporzionale alla velocità al quadrato attraverso la valvola, la quale velocità è proporzionale alla velocità di aspirazione del pistone, perché se consideriamo l'equazione di continuità, cioè il flusso che passa attraverso la valvola sarà pari al flusso aspirato del pistone, quindi da ciò la relazione tra V doppio, velocità relativa attraverso la valvola, e U, velocità media del pistone. Quindi, in sostanza, U a sua volta è proporzionale al numero di giri del motore, quindi in sostanza abbiamo che la V doppio è proporzionale al numero di giri del motore. Quindi la V doppio al quadrato è proporzionale a N al quadrato, ma la V doppio al quadrato, abbiamo detto, cioè le perdite delta P attraverso la valvola dipendono in sostanza da V doppio al quadrato e quindi da N al quadrato. Quindi lambda V in sostanza diminuisce come N al quadrato. Questo lo vedemmo anche nella prima lezione quando richiamammo in sostanza i parametri fondamentali del motore. Quindi ci si aspetta, diciamo, dal punto di vista stazionario, senza tener conto di fenomeni inerziali e fenomeni di propagazione, si aspetta un decremento dell'onda V, diciamo, quadratico con N. In effetti questo avviene, però abbiamo anche visto che a bassi, diciamo, se questo è l'andamento di eta V o l'onda V in funzione del numero di giri, si vede che questo andamento non è sempre decrescente come ci si aspetta, ma si ha un tratto crescente che è dovuto al fenomeno del rifiuto, di cui abbiamo anche parlato. Il fenomeno, cioè, è dovuto al fatto che le valvole sono, il posticipo di chiusura delle valvole è tarato ad alti numeri di giri, è tarato dalle condizioni di progetto, ed è costante in generale, per cui ai bassi numeri di giri succede che la pressione all'interno del cilindro è più bassa, perché la depressione è più bassa, per cui arrivato al punto morto inferiore, il cilindro, all'interno vi è una pressione abbastanza alta perché c'è una piccola perdita di carico, il che vuol dire che durante la corsa di salita, dopo una piccola frazione della corsa, la pressione raggiunge la pressione atmosferica, mentre cioè la valvola è ancora aperta, per cui da quel punto in poi vi è il fenomeno del rifiuto, cioè il gas viene buttato fuori, l'aria invece che essere aspirata. Tutto questo è vero, pertanto, se consideriamo condizioni stazionarie, senza fenomeni instazionari. Quello che si può fare, al limite, in pratica, variando la geometria, variando i posticipi, variando gli incroci, eccetera, spostare questo minimo più o meno a destra, questo massimo più o meno a destra, però non si può fare niente per cercare di aumentarlo, questo massimo, se non si considerano altri fenomeni. In effetti, i fenomeni che sono da considerare sono due. Uno, l'inerzia dei gas, dovuta al fatto che questi gas in effetti hanno una certa velocità, una certa energia cinetica, diciamo, i gas in sostanza sono presenti nel condotto di aspirazione e poi vengono aspirati nel cilindro. Questi gas che hanno una certa energia cinetica vanno, quindi vengono aspirati, e all'interno del cilindro questa energia cinetica viene parzialmente tramutata in pressione, cioè in sostanza il gas sbatte contro il cilindro, quindi si ferma e quindi si ha una variazione di energia, diciamo, cinetica in energia potenziale in termini di pressione. E queste variazioni sono pulsanti, cioè dipendono ovviamente dall'istante considerato. Quindi sono degli istanti in cui si ha una variazione maggiore di energia cinetica, energia di pressione, degli istanti in cui si ha una variazione minore. Quindi, se si riesce a beccare, a chiudere la valvola nell'istante in cui si ha il massimo, diciamo, di questo effetto di conversione di energia cinetica in energia di pressione, che si chiama l'effetto RAM, vuol dire che in queste condizioni abbiamo il massimo dell'onda V. Quindi, per effetto delle forze inerze, quindi l'energia cinetica, della trasformazione di questa energia cinetica in sostanza in energia di pressione, possiamo avere un aumento dell'onda V. E questo, per esempio, è, diciamo, questo è schematizzato in questo piccolo esempio, cioè si vede come questa è l'andamento dell'onda V classico, cioè se noi teniamo conto degli effetti stazionari, se invece teniamo conto anche di questo effetto delle forze di inerzia, si vede che
il lambda V cresce, specialmente in corrispondenza del massimo si ha un aumento del lambda V dovuto al fatto proprio che si ha una ulteriore compressione dovuto a questo scambio di energia tra l'energia cinetica e l'energia, diciamo, l'energia di pressione. Ora, questo però, diciamo, è un fatto, quello che è importante dire che questo effetto è un effetto, se vogliamo, di risonanza che avviene non a un solo numero di giri, ma a diversi numeri di giri. Per entrare un po' più nel merito di questo effetto, vediamo l'energia cinetica, diciamo, di una massa M che è presente nel collettore di aspirazione. Questa energia cinetica quanto vale? Questa energia cinetica è proprio pari ad M per V quadro, mezzi. Ma se chiamiamo con L la lunghezza del condotto, D la sezione del condotto, questa energia cinetica sarà proporzionale a ρ che è la densità per L di quadro per il rapporto tra per la velocità, dove la velocità non è altro che G portata diviso ρ per D al quadrato, tutto questo al quadrato. Quindi è proporzionale perché abbiamo tolto il sostanza in mezzi, quindi possiamo dire che questo è proporzionale a G quadro su ρ per L su D quadro, facendo le opportune semplificazioni. Per cui quello che viene fuori è che per una portata costante, per un ρ costante, si vede che l'energia cinetica è proporzionale alla lunghezza del condotto ed inversamente proporzionale al diametro del condotto. Quindi vuol dire che un condotto di aspirazione, quanto più lungo è, tanto maggiore è l'energia cinetica che ha a disposizione, quindi tanto maggiore può essere l'effetto di sovrappressione dovuto a questo effetto inerziale, questo effetto RAM, e quanto più piccolo è il condotto in termini di diametri, lo stesso, tanto maggiore può essere l'effetto, diciamo, dinamico dovuto a questo effetto inerziale. Quello che si può far vedere è anche che il massimo per cui si ha, diciamo, il massimo del lambda V ora dipende dalla lunghezza ed è tanto maggiore quanto minore è la lunghezza del condotto. L'ultimo aspetto che si può far vedere è che anche la valvola, cioè l'apertura della valvola di scarico influenza il lambda V, scusate, il posticipo della chiusura della valvola di scarico influenza il lambda V. Cioè, quanto maggiore è il posticipo della valvola di scarico, tanto maggiore è, diciamo, il numero di giri per cui si ha il lambda V massimo. Questi fattori sono tutti legati all'inerzia. Vedremo che nella prossima ora che vi è un altro fattore importante da prendere in considerazione, che è quello della propagazione delle onde di pressione nel condotto di aspirazione. L'insieme di questi due fattori fanno sì che il lambda V si possa, diciamo, incrementare per particolari numeri di giri e abbia dei buchi, diciamo, quindi sia il minimo per altri numeri di giri. Per cui lambda V in effetti non è una curva così bella continua come abbiamo sempre visto, vediamo, diciamo, nei testi scolastici, ma effettivamente il lambda V, che tiene conto di questi effetti dinamici che oggettivamente esistono, ha degli andamenti che sono, diciamo, molto più frastagliati, con dei massimi e dei minimi. Bene, vi ringrazio e proseguiremo la prossima ora. Arrivederci.